Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi la Chiesa ci offre la solennità di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, padre di tutti gli uomini. Oggi è una grande festa per tutta la Chiesa. E per la nostra meditazione oggi vogliamo prendere il Vangelo di San Luca, capitolo 2, versetti 41 a 51. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo le consuetudini della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti e non avendolo trovato tornarono in ricerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Parola del Signore. Bene, cari fratelli e sorelle, siamo di fronte alla prima pagina del Vangelo di San Luca che in modo forte ci presenta anche la libertà di Gesù nei confronti della sua famiglia e d'altra parte sottolinea il ruolo di San Giuseppe dentro della storia della salvezza. La pericope di Luca, tradizionalmente intitolata Gesù tra i dottori, è l'unico episodio della vita del Signore tra la nascita e l'inizio della vita pubblica raccontato dai Vangeli sinottici. Il brano di oggi ci dice come San Giuseppe sia realmente padre perché per esercitare in modo pieno la paternità non è essenziale, non è importante condividere lo stesso patrimonio genetico, cioè essere colui che genera il figlio dal punto di vista biologico. Per essere realmente padre è necessario pazientare, aspettare, osservare. Soprattutto è necessario sapere guardare il figlio e dargli la possibilità di essere ciò che sarà. Il padre è vero. Non è colui che genera il figlio, ma colui che lo rende libero, colui che con il suo amore incondizionato gli dà il diritto di esistere e di crescere. E noi vediamo che durante tutta la vita di San Giuseppe ha vissuto pienamente la sua paternità e è diventato modello dei padri, quelli che donano la loro vita, tempo, disponibilità per il bene dei suoi figli. Perciò chiediamo quest'oggi che il Signore aiuti San Giuseppe sia proprio modello dei nostri genitori, soprattutto dei padri che devono portare avanti per intercessione di San Giuseppe la loro responsabilità. Buona giornata a tutti.